Il 2024 si preannuncia come un anno di grande sport con appuntamenti di caratura internazionale con Formula 1 e Formula E, Superbike e MotoGP, Coppa Davis, Ironman e tanti campionati nazionali ed internazionali di volley, golf, ginnastica artistica, danza sportiva e per finire con i mondiali di pattinaggio artistico e quelli di Dragon Boat, ma in primis la 111esima edizione del Tour de France 2024 con l'Emilia-Romagna al centro del Grande Par dal 29 giugno al 1 di luglio, presentato alla BIT di Milano. Assessore Andrea Corsini, in trasferta nello stand del Piemonte, come in trasferta sarà il Tour de France che insomma invade, più che passare dall'Emilia-Romagna, invaderà davvero insomma le strade dell'Emilia-Romagna. È una bella opportunità. Qualcosa di nuovo sicuramente. Qualcosa di nuovo, qualcosa di unico direi, perché è un evento che insomma era nei sogni, nel libro dei sogni, che siamo riusciti a concretizzare con un lavoro che è durato qualche anno, alla fine ce l'abbiamo fatta e quindi siamo vicini a questo grande evento, fine giugno, la grande part che vedrà coinvolte appunto tre regioni, perché abbiamo Firenze, abbiamo l'Emilia Romagna, abbiamo il Piemonte con l'arrivo della tappa a Torino. Noi siamo coinvolti con tre tappe, è come avere per tre giorni le Olimpiadi in Emilia Romagna, non solo per le tantissime persone che verranno appunto a vedere i corridori lungo le strade dell'Emilia Romagna, gli appassionati, ma anche perché naturalmente il Tour de France è un grande veicolo di promozione del territorio. Siamo già al lavoro con l'ENIT, l'Ente Nazionale Italiano del Turismo, per fare una campagna di comunicazione legata al tour per promuovere il nostro territorio. Quindi la macchina organizzativa è in moto, molto complessa, ma saremo pronti appunto per questo evento straordinario. Dobbiamo confrontarci appunto con i proprietari dell'evento, che sono molto esigenti giustamente e hanno delle richieste appunto molto alte rispetto all'organizzazione, alla logistica, alle strade. Quindi la macchina si è già messa in moto, ci sono riunioni periodiche con i comuni, perché naturalmente tutto deve essere pronto alla perfezione, tutta l'organizzazione che questo grande evento comporta, che ricordo è il terzo evento sportivo internazionale più seguito al mondo dopo le Olimpiadi e i campionati mondiali di calcio, genererà 150.000 presenze turistiche in Emilia Romagna, un indotto di circa 40 milioni di euro, quindi insomma stiamo parlando di tanta roba, quindi siamo naturalmente impegnati al massimo per fare bella figura, ma sono certo che la faremo. Il Tour de France quest'anno partirà da Firenze, quindi parte in trasferta, insomma, come è capitato anche al Giro d'Italia, una bella opportunità per Firenze, per la Toscana. Sì, è una diciamo unicità quello che accadrà il 29 giugno a Firenze e poi si arrampicherà verso le aree diciamo della città metropolitana, quindi verso il Mugello per poi scollinare in Romagna. È un evento al quale credo l'Italia ambiva da tempo e dobbiamo davvero ringraziare la sinergia fra tutte queste istituzioni, a cominciare dall'Emilia Romagna, dal Piemonte fino alla a Firenze e alla città metropolitana. Un'iniziativa che porterà davvero tanta gente ad avvicinarsi ancora una volta ad uno sport popolare, quello del ciclismo, che nelle nostre regioni, parlo sicuramente della Toscana e dell'Emilia Romagna, ma anche del Piemonte, se pensiamo ai grandi campioni del passato, Nencini, Bartali, per poi arrivare in Emilia Romagna e pensare a quello che è stato Pantani, per poi arrivare nel Piemonte e pensare a quello che è stato Fausto Coppi. Ecco, credo che sono le regioni che forse hanno nel loro palmarès i campioni più apprezzati e conosciuti dai nostri diciamo tifosi sportivi e non soltanto tifosi del mondo dello sport, e quindi averlo potuto portare quest'anno in queste tre aree del nostro paese, credo che abbiamo fatto felici anche coloro che hanno dedicato una vita a questo sport e che sono ormai diventate delle icone, che sono ancora nei nostri cuori e che sono stati anche un grande esempio per tanti giovani che si avvicinano al mondo dello sport.
vogliamo dare un occhio al passato, alla memoria, guardando al futuro, però tenendo attenzione sul presente. Il presente sicuramente sarà, come dire, la punta di diamante. Firenze è già pronta per ospitare ancora una volta una grande manifestazione sportiva, l'ha già fatto per i mondiali e credo che questo sarà il complemento di un'attività sportiva che in questa città ha già una storia, come dire, di essere stata gradita da chi l'ha vissuta. C'è anche il Piemonte, verrebbe da dire, sotto certi punti di vista, c'è soprattutto il Piemonte, insomma, assieme a Emilia Romagna e Toscana in questo Tour de France che attraverserà appunto le strade del Piemonte prima di tornare in Francia. È una bella opportunità. Assolutamente, qualcosa di incredibile, siamo veramente felici e orgogliosi come i nostri amici della Toscana e dell'Emilia, perché un evento internazionale del calibro del Tour de France non si era visto da tantissimi anni. Noi crediamo molto nello sport, ma crediamo tanto nel Giro d'Italia, negli ATP Finals. Il Piemonte ha investito veramente molto per i giovani e il Tour de France è, come dire, corona questo obiettivo. Abbiamo visto che i numeri si danno anche ragione, perché 180-200 televisioni collegate, una quantità di innumerevoli di utenti televisivi che possono poi, come dire, apprezzare le nostre colline, le nostre montagne e magari tornare in Piemonte a degustare i nostri vini. Quindi la promozione del Piemonte passa anche tramite lo sport.